Ok, siamo qui in diretta sulla pagina Facebook Cose che nessuno vi dirà di nocensura.com. Io Buonasera a tutti, sono ciao ciao pubblico di Gianmarco, No Censura. Gianmarco è uno dei candidati premier del Movimento 5 Stelle, come vedete dal titolo, l'unico che ha marcatamente contro il signoraggio bancario, anche perché non è che lo dice così per acchiappare i voti di coloro che capiscono questa tematica, ma lo dimostrano i fatti, avendo lui organizzato, quando era consigliere comunale, eventi e convegni sul signoraggio bancario a Monza, dato che si può trovare anche su YouTube parecchi video di quello che tu hai organizzato. Io sono Max, l'inviato della pagina No Censura, che ricordiamo è la più grossa pagina di controinformazione che lotta contro il signoraggio bancario. Allora, andiamo subito al sodo, Gianna. Tu hai fatto un video di presentazione con quattro punti salienti, ma il punto che più interessa a questa pagina è la lotta al signoraggio bancario. Tu sei del Movimento 5 Stelle. Sappiamo che il più grande maestro di Beppe Grillo è stato Giacinto Riti. Grillo è stato allievo di Giacinto Riti nel 96 e nel 97. Tanto è vero che in collaborazione con Auriti ha fatto un intero spettacolo che si chiama Apocalisse Morbida, il quale ha spopolato nei palazzetti, e che potete trovare su YouTube tranquillamente. E lì esprimeva questo grande disagio nell'avere la moneta emessa a debito e non del popolo. Tant'è vero che chiudeva gli spettacoli Grillo Sì. dicendo: E ma se i soldi sono i nostri, perché ce li prestano? Perché ce li prestano, Gianmarco? i soldi ce li prestano perché questo è un modo di governare diverso da quello democratico. Anziché utilizzare la democrazia così come la conosciamo per far sì che i popoli siano sovrani nel loro stato, utilizzano uno strumento che è diverso, che è quello del debito. Indebitando gli stati, indebitando le persone, possono poi permettersi di scegliere e decidere per gli stati quali politiche economiche devono essere fatte e imporre determinati schemi. Adesso lo stiamo vedendo con l'Italia che ha dovuto introdurre all'interno della Costituzione il pareggio di bilancio. Con questo sostanzialmente lo Stato non può più creare quella ricchezza necessaria per dare di nuovo spunto al paese. I soldi che servono per fare gli investimenti necessari a fare rinascere il nostro paese non possono essere spesi perché con il pareggio di bilancio ogni euro non entra non può essere speso. Noi avremmo in realtà le risorse perché c'è il disavanzo tale per poter spendere in opere pubbliche, per poter spendere nelle rinnovabili, per poter spendere nella rilanciare il turismo, che è una cosa che in Italia Scusa si Gianmarco sente se ti interrompo, sempre, tu stai ma dicendo che alla fine non. dell'anno i conti tornano, cioè che noi abbiamo 30, 40, 50 miliardi di avanzo che noi possiamo spendere. Esatto. Purtroppo dobbiamo pagare 90 miliardi di Dobbiamo interessi pagare alle 90 banche, miliardi di le interessi alle quali banche. detengono il 90%. Interesse sul debito pubblico, come molti di voi sanno, non c'è smentita. Il nostro debito pubblico è formato per oltre il 50% da interessi sul debito. Cioè questo vuol dire che noi andremo a pagare non dei soldi che effettivamente abbiamo utilizzato per appunto le opere pubbliche, per i servizi ai cittadini, per il turismo, per la scuola, per la sanità, ma soldi che noi andremo ad utilizzare per ripagare degli interessi a delle banche private che le hanno prestate allo Stato italiano. Esiste il debito detestabile, il debito detestabile è stato utilizzato da alcuni stati, è stato utilizzato anche dagli Stati Uniti d'America per intenderci, ed è uno In strumento Iraq, no? in Iraq quando dopo la guerra nel Golfo. Si sono ritrovati praticamente comunque con una situazione che era stata creata da chi aveva governato l'Iraq fino a quel momento con una dittatura e quindi con soldi che erano stati spesi non per necessità del paese ma per una guerra e per una dittatura che dai cittadini sicuramente non era voluta. E quindi questo debito non viene ripagato, viene ritrattato e in questo modo si trovano le risorse per fare in modo che si investa, lo Stato investa con l'iniziativa privata, ma lo Stato dia gli incentivi per
per appunto le rinnovabili, che è un tema di cui anche tanto si sente parlare, però oggi ad esempio in Italia ci sono, pensate, circolano soltanto 9.000 auto elettriche, poi c'è chi sull'elettrico la pensa in maniera ovviamente diversa da come la può pensare chi lo promuove a sprombattuto. Comunque pensate che l'energia prodotta, anche se oggi è prodotta ancora dal petrolio, ha, diciamo, il petrolio per produrre energia ha un'efficienza del 65%, il petrolio, la benzina utilizzata in un motore a scoppio ha un'efficienza del 25%, quindi solo per prendere idea. Poi è ovvio che se si sviluppasse in una vera piano industriale per le rinnovabili, l'ideale sarebbe arrivare in breve tempo a produzioni di energia da fonti rinnovabili e non da petrolio. Ok, tu nel programma parli anche dei famosi referendum svizzeri, dato che sono il più grande strumento al mondo di democrazia diretta, nel senso che una volta che viene fatto il referendum svizzero, tre giorni dopo viene avviato il procedimento perché diventi legge, non sono dei finti referendum come quelli italiani o come tutti quelli che non sono assimilabili ai referendum svizzeri. Per esempio la California è il più grande stato al mondo che usa i referendum svizzeri. Vorrei chiederti però, tu hai organizzato un evento anche con, in Svizzera il referendum lo chiamano iniziativa, hai fatto un evento con l'iniziativa Moneta Intera, che sono, sì, gli eroi svizzeri che proprio a casa dei banchieri in Svizzera hanno raccolto 110.000 firme per fare un referendum svizzero vuol dire che diventa legge, contro il signoraggio delle banche per commerciali, perché ricordiamo che sono due tipi di signoraggio, quello delle banche centrali, spiegato magistralmente da Uriti e da Grillo, e quello delle banche commerciali. Sì. Va bene, adesso non farò qui un saggio su come sono suddivise le banche, però sicuramente sì, il referendum è uno strumento che rende effettiva la democrazia. La democrazia vuol dire che il popolo è lo Stato, quindi sono i cittadini che sono lo Stato. Per far sì che di nuovo i cittadini tornino ad essere Stato, ricordiamoci, questo è un concetto semplice ma che sfugge, che si dimentica sempre. Noi siamo abituati ad essere governati da leader politici, leader carismatici, spesso leader che vengono messi lì, vediamo quello che è successo negli ultimi anni, dove abbiamo avuto tre capi di governo che sono stati nominati da governi non eletti dal popolo. E ci dimentichiamo invece che il popolo è lo Stato, e lo Stato come fa a legiferare? Ad esempio legifera attraverso lo strumento del referendum, ci sono leggi proposte dai cittadini che vengono poi nell'arco di un periodo di tempo abbastanza lungo per poterle sviscerare, fare conoscere bene nei loro pro e nei loro contro le persone, sentendo ovviamente con l'informazione libera tutte quante le teorie, tutte quante le tesi a supporto di quello che viene portato come tema referendario. Dopodiché si procede al referendum, il legislatore è obbligato a fare una legge. Questa dal mio punto di vista, ma dal punto di vista anche del Movimento 5 Stelle, è la democrazia diretta, la democrazia partecipativa che noi chiediamo e che ti potrebbe salvare la vita, perché qua in chat stanno continuando a dire ma non è che fai la fine di Lincoln, Kennedy, Jefferson, no, e tutta quella gente lì. No, assolutamente no, perché io non sono un leader carismatico, io sono un attivista del Movimento 5 Stelle. Gli attivisti sono coloro che nei gazebo informano i cittadini, gli attivisti sono coloro che con le associazioni creano degli eventi, gli attivisti sono coloro che danno una mano ai gruppi consigliari a creare le mozioni, le interrogazioni da portare nei consigli comunali, gli attivisti sono coloro che si impegnano a proporre, a formulare delle proposte di legge attraverso la piattaforma Rousseau e fanno le loro proposte, le votano. Gli attivisti sono coloro che si candidano ad essere premier, ad essere primo ministro e diciamo quindi la carica ha, diciamo, una maggiore responsabilità, però la responsabilità è su ogni singolo, e questo è il tema che
io con la mia candidatura voglio riportare al centro del dibattito politico e anche del dibattito politico all'interno del Movimento 5 Stelle. Chiunque nel Movimento 5 Stelle sa che il principio che ognuno vale uno è un principio sacrosanto, dove ovviamente poi ci saranno delle persone che spiccheranno, ma non saranno quelle persone sempre lì su quella poltrona. L'abbiamo visto con delle persone che hanno oggi, fino ad oggi, ricoprono dei ruoli, ma che tranquillamente alla fine di una legislatura, alla fine svolto il loro mandato, se ne tornano a casa e tornano al loro ruolo. Quindi tu sei oggi ho avuto se vogliamo il coraggio, e ho sentito di dover fare quello che ho fatto negli ultimi anni da attivista del Movimento 5 Stelle, che ho detto sì, io sono d'accordo a essere io stesso a rappresentarmi. Non avrei mai pensato di arrivare a questo punto, di fare questa candidatura, ma ho iniziato a rappresentarmi me stesso. La democrazia, signori, non significa andare a votare una volta ogni 5 anni. La democrazia significa partecipare ogni giorno alla vita politica del paese. In ogni modo, ci sono tantissimi modi per farlo. Senti, quindi tu sei favorevole al limite dei 2 mandati, dato che girano voci di portavoce che vogliono farsi il 3° mandato, perché come regola fondamentale fin dall'inizio pensi che sia giusto che dopo 2 mandati a casa? Assolutamente, perché siamo persone. Siamo persone che siamo esseri sociali, e quindi ovviamente nel contesto in cui ci troviamo socializziamo e poi tendiamo ad integrarci adesso. Invece noi, quando siamo all'interno di un'istituzione, dobbiamo ricordarci che siamo semplicemente dei cittadini portavoce all'interno delle istituzioni. Quando sei lì, ci sei lì dei giorni, delle ore, sempre a contatto con dei colleghi che per un motivo o per un altro comunque hanno modi diversi di pensare e di comportarsi. Ovviamente a lungo andare tu entri all'interno di un meccanismo che in un modo o in un altro ti assorbe, fai fatica poi ad essere oggettivo e lucido. 2 mandati sono più che sufficienti, perché nel primo mandato tu assapori le istituzioni, come funzionano le istituzioni, nel secondo mandato puoi svolgere la tua attività politica nella maniera migliore. Poi dopo ti smetti di avere una carica elettiva, però continui ad essere attivo, continui ad essere cittadino attivo, partecipa alla vita politica, puoi continuare quando la politica non sarà più una cosa per i più bravi, per i supremi, per delle figure al di sopra di noi che ci sembrano sempre lontane nelle auto blu, ma sarà come deve essere, quindi lo svolgimento delle attività di un popolo, di una nazione, di una comunità, e quindi sarà normale, tutti quanti faranno politica, chi con un ruolo, chi con un altro, chi con maggiori responsabilità, chi con minori responsabilità, ma tutti quanti abbiamo responsabilità di fare qualche cosa. Ovviamente all'interno delle istituzioni, così come sono concepite oggi, 2 mandati e poi si torna a fare il proprio lavoro. Però e a non fare è che poi attività. Uno che ha fatto 2 mandati da portavoce poi fa l'assessore a vita, dovremmo mettere un limite anche ai mandati esecutivi, non a quelli legislativi, no? Già oggi si utilizzano le cariche, quelle diciamo di dove vengono nominate delle persone, quindi le cariche dirette che vengono date come premio per ex politici o politici che hanno comunque mantenuto e dato un certo consenso. Questa cosa qua ovviamente non si deve, non dovrà accadere, quindi bisognerà trovare il modo di regolamentare questa cosa qua, di modo che appunto uno non esce dalla porta delle istituzioni come eletto per poi ritrovarsi ad avere una carica da stipendiato in maniera diversa, se non per curriculum, se non per meriti tecnici specifici del lavoro che deve andare a fare. Ok, abbiamo qua sotto mano un volantino, e siccome noi facciamo vedere anche le fonti, facciamo vedere di come Grillo era definito da Auriti il suo miglior allievo, infatti partecipavano assieme ai convegni. Facciamo vedere anche il miglior libro mai stampato sul signoraggio, fatto tra l'altro da un attivista 5 Stelle di Taranto, a dimostrazione che non sei l'unico nei 5 Stelle che parla di signoraggio bancario. Ma no, ormai è diventata, tra virgolette, un'epidemia anche questa. Infatti Grillo molti lo additano, perché Grillo si è venduto, non parla più della sovranità monetaria, del signoraggio. Grillo ha fatto il suo dovere, ha fatto il suo dovere e l'ha fatto egregiamente. Dobbiamo soltanto essere grati a Grillo, perché ha portato alla ribalta dell'opinione pubblica temi che altrimenti non sarebbero mai arrivati, se non attraverso internet, dove però le informazioni sono difficili, se uno non fa un'analisi approfondita
su internet, pur essendo un ottimo mezzo di informazione, è anche rischioso. E Grillo ha avuto questo grande merito di portare alla ribalta questi temi. Poi ovviamente devono essere le persone, come me nel Movimento 5 Stelle ci sono tantissime persone che parlano di signoraggio, per quello io non temo per la mia incolumità, come qualcuno sta sottolineando nei commenti, perché è un'epidemia, cioè questa è una cosa che è senza, ormai non può più avere freni, perché quando le persone pian piano prenderanno consapevolezza che la moneta, le banche la creano senza avere nessun controvalore fisico, reale, di lavoro, di beni alle spalle, ma semplicemente attraverso la moneta elettronica si crea attraverso... Ecco, ti interrompo un attimo, la moneta elettronica, tu tra i tanti convegni che hai organizzato a Monza, ne hai organizzato uno in particolare con Paolo Tang, un ex alto funzionario di Banca d'Italia, il quale ha scritto un libro anche lui, ha esplicitato la sua idea di moneta complementare inattaccabile dalla stessa Banca d'Italia per cui lavorava, perché si è studiato il caso Auriti, il caso del Simec, e con un'associazione si può essere non attaccati dalla Banca d'Italia, giusto? Sì, beh, questo è un tema più nello specifico. Ovviamente chi ha creato questo sistema ha creato anche le leggi per cui la moneta non è, non, ovviamente non tutti sono deputati ad emetterla, perché è giusto che ci sia un controllo, però in realtà questo sistema è stato realizzato per favorire le banche private, che sono le uniche deputate ad emettere moneta. Gli stati non hanno controllo sull'emissione della moneta. Ci sono dei sistemi, ovviamente io li chiamo dei palliativi, ma che sono molto validi ovviamente, perché servono comunque per ridare un po' di linfa al territorio, all'economia locale, che sono dei sistemi di moneta complementare che essendo fatte all'interno di un'associazione non sono attaccabili giuridicamente, perché ricordiamo appunto che Giacinto Auriti ha portato le più alte cariche dello Stato davanti ai più alti tribunali e ovviamente non ha potuto spuntarla, perché semplicemente perché questa era una pratica, quella del signoraggio bancario, ormai consolidata e usuale, quindi solo per l'usualità i tribunali hanno adottato questo scamottaggio. Ok, il tempo sta per finire, ti devo fare altre un paio di domande. Tu sei riuscito, stando all'opposizione a Monza, a riuscire a obbligare il Movimento 5 Stelle, il PD di Monza, a fare il bilancio partecipativo, un po' come ha fatto il Movimento 5 Stelle. Sì, io col mio gruppo consigliare, ovviamente con gli attivisti, perché vi ricordo sempre che il mio è sempre stato un lavoro di rete. Io mi sono ritrovato portavoce in questo caso, ancora in questo caso comunque faccio parte di mente del Movimento 5 Stelle e della rete di persone che si crea all'interno del Movimento 5 Stelle con le varie piattaforme, Rousseau, il Meetup, che è una piattaforma che viene utilizzata, e insieme al mio gruppo abbiamo fatto in modo che a Monza si adottasse il bilancio partecipativo. Qual è l'importanza del bilancio partecipativo? Il bilancio partecipativo è uno strumento per far conoscere ai cittadini quelle che sono banalmente le entrate e le uscite. In questo modo non si possono raccontare fandonie ai cittadini, non si può dire si farà questo, si farà questo, se i cittadini sanno esattamente quali sono i soldi che entreranno e che usciranno. Si dovrà dire si farà questo con quei soldi che voi ben sapete sono lì, e sono i cittadini a dire sì, ok, va bene, quei soldi spendiamoli per questo o spendiamoli per quello. Sono nostri soldi, sono i soldi del sudore del nostro lavoro, dei nostri risparmi, delle pensioni dei nostri nonni, e devono essere spesi come vogliono i cittadini. Ok Gianmarco, però io sono in contatto con molti attivisti della democrazia diretta, che hanno usato bene la democrazia diretta, e vorrebbero dirti che va bene il bilancio partecipativo comunale, ma sono spiccioli, perché tutti i bilanci partecipativi comunali fatti in Italia sono quattro cazzate di spiccioli. Vogliamo introdurre in maniera forte il bilancio partecipativo regionale, ma statale, come nello Stato di Rio Grande do Sul, dove nasce il bilancio partecipativo? Certo, bisogna pian piano sdoganare il concetto, cioè eliminare il concetto per cui il bilancio di uno Stato è un qualche cosa che i cittadini non possono comprendere. Ovviamente bisognerà farlo col tempo, pian piano, ovviamente con tempi non troppo lunghi, perché signori, cioè, lo sappiamo, l'Italia
chi ha gli occhi ben aperti sicuramente non vede in questo momento una ripresa e sa che le nostre sorti sono ancora per poco nelle nostre mani. Quindi in questo poco tempo che ci rimane dobbiamo tutti quanti fare qualche cosa per il nostro paese, fare politica, essere politici attivi in ogni ambito, in ogni ruolo, in ogni dove. Bilancio partecipativo statale, i cittadini pian piano dovranno conoscere il bilancio e dovranno decidere del bilancio dello Stato, cosa va tagliato, cosa non va tagliato, cosa va speso, dove va speso. Ok, adesso le ultime due domande, una interna, cioè siccome le leggi fatte da questi partiti degradati obbligano a inserire nella dicitura capo politico del partito che si candida, purtroppo Grillo ha dovuto scrivere questa dicitura nel 2013. Se tu sarai il candidato premier dei 5 Stelle, bisognerà fare le cose formali, no? Come dicono al Milan, certo. E scrivere la dicitura capo politico. Il capo politico è colui che presenta la squadra di governo, è colui che presenta i candidati. Ovviamente noi abbiamo un garante che è Beppe Grillo. Il ruolo di Beppe Grillo è stato in qualche modo travisato e lui stesso l'ha detto, però ovviamente la figura di Beppe Grillo è una figura che è indispensabile al movimento in quanto fondatore e ispiratore, però sono dei ruoli comunque ben distinti, quello di primo ministro e quello di capo politico. Sì, però molti attivisti hanno le palle girate per il fatto che non sarà solo una dicitura meramente tecnica per la legge elettorale, ma esiste la piattaforma Rousseau, è una piattaforma che sta sempre di più migliorando, che sta diventando sempre più efficace ed efficiente, e noi utilizzeremo la piattaforma Rousseau. Non dobbiamo, quindi non detterai tu la linea. Grillo, per quanto è una persona che per la vita che fa sicuramente avrà una vita molto... No, non detterò io la linea. La linea sarà dettata dalla piattaforma Rousseau, sarà dettata dagli attivisti, dalla partecipazione dei cittadini. Utilizzeremo sempre più strumenti di partecipazione per far interagire le istituzioni con i cittadini. Le istituzioni devono fare quello che i cittadini richiedono, ovviamente con i giusti filtri, con i giusti indirizzi, quello che all'inizio si potrà... Ok già, ma il tempo stringe, l'ultima domanda. Quasi il 10% degli italiani non mangia carne, cioè quasi 6 milioni di italiani. Tu sei vegano per molteplici motivi e ci sta chiamando la zanzara in diretta. Sei emozionato a rappresentare 6 milioni di italiani? Sono emozionato, ovviamente, sono molto emozionato e sento responsabilità, ma io non voglio rappresentare solo quei 6 milioni di italiani. Io voglio... Dobbiamo chiudere. Dobbiamo.